al 23 giugno, o almeno si pensa a questa data, per la release di due sneaker, e partiamo dalle Jordan 4 per Travis Scott. Questa sneaker è ormai mesi che intasa Instagram, l'hanno indossata mi sembra anche PJ Tucker, anche LeBron James nelle conference finals, secondo me PJ Tucker anche on court, invece LeBron James solo off court, e è una sneaker veramente originale, un po' forse simile alle Eminem per quanto riguarda la scelta di colori. Slim Shady aveva comunque scelto un blu scuro, mentre Cactus Jack, se possiamo chiamarlo così ormai, ha scelto un azzurro più chiaro, e penso che più o meno la sneaker vada a quel livello, nel senso, ok, limitata, fighissima, guardiamo le celebrità che la indossano, può essere più quanto ti pare, però se fossero una release da tutti i giorni, nel senso se si potessero vedere sugli scaffali e magari non fossero così limitate, non so in quanti la comprerebbero, però questo non toglie niente dal fatto che è una collaborazione veramente bella, colori penso mai visti in una Air Jordan 4 e visti pochissimo, no forse sì, nelle Jordan 4 North Carolina, sì, si sono visti quei colori, però comunque è un po' diversa e sì, devo dire, molto figa, proverò a prenderle. Sono forse più una sneaker da scaffale che da portare tutti i giorni. Sì, anche qui sono più o meno d'accordo con lui. Il color scheme è decisamente particolare e sicuramente in un outfit abbastanza neutro risalta molto, una scarpa così azzurrina. E detto questo, la scarpa non presenta né materiali particolari né cose speciali, a parte nel tallone appunto la scritta Cactus Jack. Si è vociferato anche sul fatto che ci sia una versione con il Jumpman e una con il Nike Air, e sicuramente non è una scarpa da indossare tutti i giorni, ma quella volta lì per fare particolarmente impressione. Quindi, però detto questo, non mi dispiace come scarpa, quindi proverò a comprarla. Tra l'altro sono state viste anche altre due colorazioni di questa sneaker, sia una di colore diciamo olive, un po' verde scuro, sia un'altra, mi sembra proprio a gara 7 delle conference finals tra i Rockets e i Warriors, tra l'altro forza Warriors, che è di colore viola invece, anche questi colori mai visti, e quindi penso che quelle saranno forse un po' più interessanti, forse un po' più matchabili, soprattutto quelle olive e viola, diciamo. Sì, infatti quelli non sono molto matchabili, però quelle olive sì, e quindi vedremo se saranno rilasciate veramente o sono solo dei sample che Jordan ha prodotto per Travis, e vi faremo sapere con un copper drop su queste release. Passiamo all'ultima sneaker di questo copper drop, ovvero le Jordan 1 in collaborazione con Off-White nella colorazione North Carolina. Alla fine non mi dispiace questa colorazione, perché comunque North Carolina è un colore abbastanza classico per Jordan Brand, comunque rispecchia quella che è la gioventù di Michael Jordan prima di approdare a Nike e all'NBA. Sicuramente non hanno né il carattere delle Chicago né sono tanto clean e indossabili con tutto come le NRG, però detto questo non sono male, e forse come un po' in tutte le scarpe Nike e Virgil stanno un po' esagerando con tutte queste colorway, forse avrebbero dovuto fermarsi alla prima, massimo alla seconda. Detto questo, ci sarà sicuramente hype intorno alla scarpa, anche se il prezzo di resell è comunque già inferiore a quello del Chicago e anche dell'Energy, però cop, ci proverò sicuramente, quindi cop. Ci tengo a dire subito che questo sarà un cop da parte mia, probabilmente solo per resellarle, magari non resellarle neanche ai prezzi massimi di resell, ma giusto per fare un po' di cassa per l'estate. Non odiatemi, si deve far così, noi giovani dobbiamo far così. Per me di certo la più brutta, diciamo la meno bella, perché comunque non è affatto male delle tre, di cui le prime forse sono le Chicago, ma anche quelle tutte bianche mi piacciono veramente tanto ultimamente, e queste invece sono terze e saranno terze. E questa è probabilmente l'unica Jordan 1 per Off-White che, non so, mi piace di più come versione normale. La Jordan 1 Carolina non è mai stata una tra le più costose o comunque più popolari nel mondo delle sneaker tra gli amanti delle Jordan, perché comunque quando furono rilasciate nel 2015 o 14
il sell price non andò mai alle stelle, e volendo anche adesso si possono occupare a prezzi abbastanza onesti. Quindi se magari uno di voi vuole per forza quella sneaker, per qualsiasi motivo, non so perché, vi consiglio assolutamente di provare a prendere la versione normale. Prima cosa, risparmiate un sacco. I materiali, tra l'altro, dovrebbero essere un po' cambiati da quello che si sente in giro, ma comunque, non so, saranno di sicuro meno durevoli della pelle, e magari anche il creasing, che negli altri due paia non è stato così bello come nelle Jordan 1 vere, sarà appunto peggiore. E quindi non vedo perché uno, a parte se magari uno sta facendo la collezione di tutta la The Ten Collection, che ormai sono diventate dei 20 Collection, debba appunto coppare questa sneaker. Però se magari avete avuto un colpo di fulmine e questa è la sneaker che dovete assolutamente prendere, buona fortuna, sarà molto difficile prenderle. Chissà se saranno più limitate o meno rispetto alle altre, ma più o meno secondo me come numeri saremo lì. E come hai detto all'inizio, coppe per risellare. Mi dispiace un po' dirlo, non arrabbiatevi, ma probabilmente sarà coppe per risellare. Grazie per aver guardato questo nostro video, diteci cosa ne pensate delle news che vi abbiamo detto, dateci la vostra opinione e anche quali di queste scarpe proverete a coppare e quali tropperete. Vi ricordo come sempre i due link ormai fondamentali, sempre per chi è arrivato a questo punto del video. Il primo è Instagram, e se non ci state seguendo, perché? E il secondo è 21 Buttons, che se non ci state seguendo, non so se fate bene o male, perché non sappiamo ancora se ci abbiamo messo degli outfit o no. Comunque, magari ci piacerà espanderci un po', parlare un po' di vestiti, non dello streetwear di marche comunque costose, hype, ma magari di come farsi un guardaroba da zero, perché magari ne ha bisogno, anch'io, e quindi se magari in futuro vedrete qualche video sui nostri acquisti per quanto riguarda i vestiti, non aspettatevi Supreme, Gucci, Louis Vuitton, no, sarà molto, giusto per dire, poi H&M, cioè cose basso costo ma che comunque il look ce l'hanno a posto. Molto poco soldo. Anche vestiti, soprattutto vestiti, anche perché i soldi li spendiamo in scarpe. E dopo aver parlato decisamente troppo di questo argomento, vi ricordo che siamo su NKX. Ciao a tutti.